Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Farming Simulator 2019 sulla Facebook Map. Allora ragazzi, perché l'intro qua? Perché adesso andremo ad acquistare una cosa insieme, come abbiamo fatto finora. Andiamo subito, immediatamente a vedere, e volevo acquistare questo ragazzi. 150.000 cucuzzole sul cucuzzolo della minchiona ci sta una sgnappola grossa così. Allora ragazzi, io direi di fare una cosa, giriamolo così, mercoledì az. Ok, no, giriamolo, merda, ancora un po' così, anzi ancora un pochettino, forse ancora un po' è meglio. Io direi quasi quasi ragazzi di metterla dritto così qua, che ne dite? Io direi che ha giudicato così perfetto, non me lo fa mettere. Aspetta, e se io lo mettessi qui? Non me lo fa mettere. Allora, proviamo a fare un'altra cosa, a girarlo al contrario e metterlo di qua. Oh, sante creoline, io non so perché fa tutte ste stronzataggini. Ok, proviamo a metterlo di qua, al contrario, chi se ne frega. A noi non ce ne frega, nubapt. Nubapt, mettiamolo qui. Così. Quella discesa lì la possiamo eliminare fuori dalle pallottole e voilà. Ok ragazzi, adesso facciamo una bella cosa, perché in questo ci vanno le barbabietole e non ci va l'erba. Ok, vi faccio subito vedere come funziona il tutto. Ok, praticamente le barbabietole, se non mi sbaglio, vanno buttate lì dentro. Quindi dobbiamo fare così. No, aspettate, perché qui no, voglio vedere una cosa. Sì, barbabietole. Ok, barbabietole. Quindi, secondo me la barbabietola va buttata di là e non di qua. Almeno così mi sembra. Io direi che dovrebbe andare buttata qui, secondo me, la barbabietola. O va buttata di qua. Sapete ragazzi che non lo so. Mamma. Allora proviamo a buttarla qua dentro. Ma che vada, facciamo presto a... Ok. Perché sto facendo sta cosa? Ragazzi, sono un po' negato io con le ruspe, eh? Ragazzi, sono proprio negato. Negato, negato. Allora, andiamo a vedere un attimino il nostro... se è in funzione. Allora, andiamo a vedere. Ragazzi, c'è un fracco di roba. Ok. Non so come... Allora. Allora. Di qua, sì. Mi sembra che dovrebbe essere... Allora.
Infilato. Disistato. Ok, quindi allora qua ci va Barbabietoli. Da zucchero. Ok, qua ci vanno le nostre barbabietole, oppure possiamo mettergli dentro già l'insilato. Vedete? Ok, quindi già con le barbabietole da zucchero dovrebbe produrre il nostro digestato. Almeno che non dobbiamo mettergli anche l'insilato. Comunque, ragazzi, facciamo una cosa, guarderò poi io bene off camera, perché non so. Qua liquami e digestato. Ok. Io credo che, perché qua mi segnala, vedete, insilato e digestato. Ok, quindi io direi che qua ci va anche l'insilato, perché qua non produce niente, come potete vedere. Non produce praticamente niente, quindi ci va anche l'insilato, quindi devo andare a prenderlo, portarlo qua, ragazzi, viene fuori un casino. Allora, con voi io volevo prendere altre cosucce che volevo incominciare a farvi vedere. Allora, incominciamo a prendere questo. Allora, che volevo, ragazzi, mettere di qua. Allora, incominciamo a metterlo qua, uno. Ok. Però, allora, volevo fare una cosa del genere. Allora, sì, me ne mettiamo uno qua. Giusto. Perfetto. Uno lo mettiamo qua. Ok. E non abbiamo abbastanza soldi, mi dice. E uno lo volevo già mettere qua, che però mi costa 150.000. Quindi, ragazzi, facciamo una cosa. Mettiamo giù uno di questi, che è uno. È per il peperoncino, ma non lo voglio mettere qua vicino a questo perché metteremo un altro, altri due. Altri due frutteti. Allora, io vorrei metterne uno, metterlo qua. Come potete vedere, uno lo metterei qua, uno lo metterei. Non hai abbastanza soldi. Allora, ragazzi, facciamo una cosa. Arrivati a sto punto qua, tanto poi dobbiamo vedere di estinguere il tutto. Andiamo a chiedere un bel po' di soldini. Finché ce ne dà, tanto ne abbiamo da vendere di soldi. Il debito lo saldiamo nell'arco di un attimo. Quindi andiamo di nuovo qua, andiamo a prendere questo qui e come potete vedere è diverso. Questo qua è diverso, è più piccolo. Vedete? E lo mettiamo qua. Poi ce n'è un altro che è questo, ragazzi, ed è più o meno grosso come quello lì. E io direi di, ma giriamolo uguale, perché intanto così.
Ok, mettiamolo un po' più in qua. E voilà, ci siamo. Adesso, ragazzi, io direi di fare un'altra cosa. Andiamo a prendere ancora uno di questi. Lo mettiamo qui, a fianco a questo qua. Così. E ne prendiamo un altro ancora. Perché ne prendiamo un altro di questi? Fammi vedere, perché forse siamo fuori. Esatto, porca di quella vacca. E vabbè, allora facciamo così, ci spostiamo un pelo più in qua. Così. E va bene lo stesso. Perché andiamo a prendere questi? Allora andiamo subito qua e andiamo subito a vedere, ragazzi, perché cosa succede. Allora, noi qua li dobbiamo dare, dobbiamo decidere che cosa coltivare. Allora andiamo a vedere, noi qua li dobbiamo dare il letame, gli dobbiamo dare l'acqua, ok? E poi qua dobbiamo vedere noi cosa, secondo me, cosa dobbiamo coltivare. Allora, info qua cos'è? Info, non ho capito cos'è sta roba qua. Non ho capito bene. Allora, che allora, forse ho capito, ragazzi. Allora, incominciamo a fare una cosa. Andiamo a prendere il nostro Fiat Agri piccolo. Andiamo a prendere purtroppo perché l'ho dovuta spostare, perché mi ero buggatissimo con l'allevamento di maiali col trattore, quindi ho dovuto per forza ripristinare il tutto. Quindi dobbiamo andare a prendere la forca, il braccio caricatore davanti e la pala. Così andiamo a prendere il nostro letame, merda, caricato un po' alla cazzo, ragazzi, l'ho agganciato un po' alla cazzo in culo, ma comunque va bene lo stesso. Tanto dicono sempre che cazzo in culo non fa figli, ma fa male se lo pigli. Allora noi facciamo così. E agganciamo la nostra pala e andiamo. Merda, ok. Andiamo a prendere un po' di letame, visto che ne abbiamo, non abbiamo tanto, ragazzi, però volevo incominciare a mettere un po' di letame e un po' di acqua, giusto per vedere come funziona il tutto, ok? E quindi lo facciamo un attimino insieme e poi andremo subito a vedere un attimino tutto l'ambaradà. Allora, incominciamo ad andare subito là a una di quelli sgnappolatori viventi, di quelli frutteti, e vediamo, perché se non sbaglio, qua come vedete di letame ne abbiamo uno sproposito. Perché non posso caricarlo? Ok. Sono già pieno senza. Boh, vabbè, ok. Sì, ma è una pala talmente piccola, madonna. Vabbè, devo prendere un'altra cosa adesso, non ho capito. Allora, incominciamo a vedere un attimo di là, quello di là. Che il letame è talmente basso, diciamo. Cioè, talmente poco dentro sta pala che veramente mi fa ridere.
Allora, il letame è pochissimo, ma veramente, veramente poco, ragazzi. Andiamo a prendere la nostra... Oh, scusate il telefono, ragazzi, ma è sempre così. Ogni volta che registro ci deve essere il telefono che suona. Sempre. E oltretutto non c'è un cane che risponde. Ah no, hanno risposto. Ok, meno male. Adesso prendiamo l'acqua, vediamo un attimino come funziona. Ok. E così capiamo bene. E dopodiché vi spiego un attimino quali sono le nostre... Allora, praticamente noi abbiamo tre frutteti e tre serre. Le serre sono zucca, peperoncino, ve lo dico subito, facciamo, no, ho sbagliato tutto, andiamo qua, vi faccio vedere. Le serre sono zucca, dovrebbero essere cetrioli o zucchine, adesso bene, non ho capito, il peperoncino, ok? E il peperoncino. E di frutteti abbiamo il frutteto, però che può fare mela, arancia o ciliegia. Ok, io ne ho messe tre, così almeno dovrebbe essere che in uno facciamo il melo, in un altro facciamo arance e in un altro il ciliegio. Almeno che non siano già divisi dentro, no, spero di no, perché se no sarebbe una porcata, vi dico la verità. Vediamo un attimino come è il fatto, ma mi sembra di guardare così, mi sembra di vedere che, porca di quella vacca, sono già suddivisi. E a me sta cosa mi sta un po' sulle pallottole, perché non è una cosa normale che tu il frutteto ce l'hai già suddiviso. E sta cosa a me non piace. Adesso che ci avviciniamo, vediamo. E infatti, ragazzi, è suddiviso in tre tipi di piante, mi sembra. Allora, l'acqua. La dobbiamo buttare. Madonna che sterzo, ragazzi, che c'è sto Fiat è bello, però c'è uno sterzo di merda, ma veramente uno sterzo stupido. Ok, no, non è qui, allora è qui che dobbiamo mettere l'acqua. Direi proprio che non è così che dobbiamo metterla, ma così. Esatto. 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 Allora, vediamo un attimino. Allora, qua c'è il meleto, il melo, ok? E perché ci sono solo... Allora, o è perché c'è troppo poco, proprio troppo poco letame. Ecco, avete visto che ha già messo giù... Allora, andiamo a vedere. Andiamo a vedere subito che viene fuori una merdata, secondo me. Allora, qua ci sono le mele. Vedete? Ha già messo giù una cassetta di mele. Va già in produzione le mele. Il problema, ragazzi, il problema è che io non ho ancora capito. Ah, ecco qua, ecco qua. Ecco qua. No, qua ci sono le mele. Qua ci sono gli aranci. E di qua, ragazzi, ci sono le ciliegie, vedete? Ecco. Quindi è tutto insieme. Diciamo che abbiamo fatto bene a prenderne comunque tre, perché produce, cioè, almeno abbiamo un po' di cose. E questo qua invece sono quelle per le zucche, eccetera, quindi bisogna mettere sempre il letame e qua producono il tutto, ok?
Ragazzi, io vi ho fatto vedere, adesso vediamo un attimino anche questo. Questo qua è molto più bello da vedere, perché noi mettiamo il letame qua, mettiamo l'acqua e automaticamente dovrebbero coltivare questo, ok? E di qua dovrebbero spawnare i peperoncini, ok? Allora, ragazzi, io faccio una cosa. Io vi saluto qui per il momento. Anzi, facciamo una cosa. Andiamo a prendere il nostro Fiat Agri. Faccio prima. Ok. Andiamo a prendere un po' di letame, visto che ce n'è pochissimo di letame, eh. Ne tiene, sta palla ne tiene veramente uno schifo. Ne tiene veramente pochissimo di letame. Proprio poco poco, eh. Quindi ragazzi, sarebbe da andare a prenderlo con qualcos'altro, perché con un carrettino, qualcosa, perché. Come vedete, già pieno e tiene 937 kg. Cioè, ce n'è proprio poco, neanche una carriola, ragazzi. Forse la carriola è più grande. Ok, allora andiamo un attimo in su, ci infiliamo un attimo qua e io lo sbattiamo qua dentro. Come potete vedere, ecco, avete visto? Sono spuntate subito, subito le piantine. Avete visto? Adesso il letame è molto poco, perché ce ne va molto di più. Andiamo a prendere subito il nostro Fiat con l'acqua. Andiamo a riempire un attimino, vi faccio vedere, dopodiché ci salutiamo. E le altre sono praticamente uguali. Dobbiamo andare a prendere l'acqua, ragazzi, perché senza l'acqua non possiamo fare niente. Adesso andiamo a prenderla qua, poi sarebbe da prendere e metterla vicino. Comunque, ragazzi, io ve l'ho detto, ci sarà una mappa che ho trovato, che però è pesantissima. Quindi, ragazzi, io vorrei portarvela. Quindi, credo che finirò qua sulla Facebook di farvi vedere le cose, quindi io credo che chiuderemo praticamente, credo, con questo video, perché abbiamo già visto praticamente tutto, e dopodiché andrò a preparare il tutto su un'altra mappa. Allora, io vi devo incominciare poi a portare l'Italian Rice. La mappa la sto preparando, sto cercando di capire bene come funziona, perché non è facilissima da usare, vi dico la verità. Quindi ci va un pochettino di tempo e quindi vediamo un attimino. Tanto ve la porto, non vi dovete preoccupare. Allora, qua se non sbaglio ci va l'acqua. Esatto. Esatto. Ci va esattamente l'acqua. Adesso vi faccio vedere una cosa. Domani mattina io metterò in pubblicazione il video del tutto l'ambaradan. Come potete vedere, qua stanno già nascendo le piantine con i peperoncini che ci sono già attaccati, io non so, e qui dovrebbero adesso dovrebbero venire fuori i nostri peperoncini. Allora aspettate un attimo,
Perché qua non mi dà niente? Ah, ecco qua, ecco qua, ecco qua. Esatto. Dovrebbe essere uscito. Esatto, perfetto. Vedete? È appena uscito il bancale. Ok? Bene, allora ragazzi, questa cosa qua è tutta roba della Global Company. Io adesso purtroppo dovrò togliere tutto per portarvi un'altra mappa, perché se no saremo nella M più totale, ok? Quindi questo salvataggio andrà eliminato e vi porterò un'altra mappa. Vi porterò oltre la Old Stream, vedo di portarvi un'altra mappa. Mal che vada, facciamo una cosa, ragazzi. Cerco di vedere di muovermi un attimino con l'Italian Rice e vi porterò magari l'Italian Rice insieme all'Old Stream. Quando finiremo con l'Old Stream, andremo subito a beccarci l'altra mappa che vi dicevo. Perché l'altra mappa è una mappa bellissima, è grossa, è grande e ha già tutte le produzioni sopra, ok? È una mappa che poi molto bella, vi farò vedere, ci sarà una cascina fatta in un modo molto bello e lì potremmo portare avanti una bella farm con una bella serie, ok ragazzi? Bene, io come sempre vi saluto. Un grosso bacione e un grosso abbraccio da vivo libero. Ragazzi, mi raccomando, tanti bei like e condividete, ok? Aiutate a portarmi avanti questo canale. Dalla prossima ci vedremo sulla Old Stream, ok? E porteremo avanti un po' la Old Stream e intanto preparerò la serie sulla Italian Rice. Ok, ragazzi? Un grosso bacione. Ciao ragazzi, al prossimo gameplay!